amici, femmine e uomini vanno a caccia di orsi neri e di orsi blu. Ma quante sono? Hai detto che si chiamava? Oliviero. Ho capito. Sì, però ragazzi, scusate, non solo continuo a non fare la giornalista, ma continuano a rubarmi anche tutte le gonne. Sì. Ah, sì? Sì, una tutte le gonne. Scusa, Andrea, e questa? Ah, l'avevi presa tu, vigliacco. Non pensate male. Questa è soltanto una polemica estivo-culturale contro il cantautore Vecchioni, scusate. Ma quale polemica? Quale polemica? Lui vuole le donne con le gonne. Io no. Ogni cantautore. Sì, non mi sembra una polemica molto culturale. Comunque io sono qui per dirvi che è pronto il servizio dal nostro inviato Leo Valli, che ci descrive un mare e dei posti dalla bellezza incontaminata. Leo Valli. Il centenario del sangue. No, c'ho qui la cassetta che ci ha mandato il nostro esperto di libri, l'intellettuale che sta oscurando la fama di Umberto Eco, il letterato più raffinato di Alberto Bevilacqua. Manzoni. Ma no, Francesco Salvi. Ah sì? Oh, la legge straordinaria. Quante sono queste bellezze qua? Che notizie c'è? Guarda che le sappiamo solo noi. E invece questa non la sai. Infatti dalla settimana prossima anch'io avrò una rubrica tutta mia. Si intitolerà Due cuori e una cavagna. Tutti coloro che si sentiranno soli, che cercano l'anima gemella. Quelli brutti per te. Te l'ho mai detto che ho fatto il postino? Femmine e uomini vanno a caccia di orsi neri e di orsi blu. Ma quante signorine very nice, sì, fanno uscire pazzi tutti i boys. Ma no, l'estate è qua, you know, per farci innamorare ad ogni età, you know, frenare un poco e poi lasciarsi andare, you know, la senti questa musica, you dance insieme a me. Se mi dici no, cosa ti dico? Senza fare l'amore si può stare. Bella notizia. Che ci vuoi fare?